Bella a tutti ragazzi, qua è Leo e siamo qui con un episodio della nostra carriera allenatore su FIFA Ultimate Team. Siamo qui con la nostra quinta stagione che sta per iniziare. Quinta stagione dove non sarà Ricky, quindi la dirigenza, a dirci quali obiettivi e quale squadra fare, ma sarà, anzi è stato uno di voi. Infatti ho preso il commento di Jacox che ci ha consigliato una squadra veramente buona e degli ottimi obiettivi che intanto vi faccio vedere. Allora, per questa stagione dovremo parare un rigore, quindi non sarà facile, dovremo concedere e poi parare un rigore almeno. Non subire mai più di due gol, quindi anche quando, insomma, concediamo i rigori dobbiamo stare attenti. Almeno tre partite con una percentuale di passaggi maggiore, ok, questo è già più fattibile. Tripletta con almeno uno skill goal tra questi tre goal. E poi dobbiamo vincere una partita per Rage Quit. Non sarà facile. Rage Quit ce la possiamo fare. Magari dobbiamo, insomma, stare attenti. Magari nella stessa partita in dove faremo tripletta con almeno uno skill goal potrebbe esserci pure Rage Quit. Tre partite con percentuale di passaggi maggiore, ok. Non subire mai più di due gol non è facile, ma parare un rigore secondo me è ancora più difficile. Aspettate, scusate, ma mi è arrivato un messaggio. Ah, un messaggio di dirigenza, vabbè. E ascoltiamoli insieme, dai. Allora Leo, qui diciamo che mi fai rimanere un po' deluso. Ho saputo che ti affidi a un nostro iscritto per gli Per forza. obiettivi per la prossima stagione. Va bene, dai, voglio vedere proprio come te la cavi. Però ti avviso, se dovessi, questa è una regola, se dovessi sbagliare anche un solo obiettivo questa volta sarai esonerato. Io ti Cazzo. avviso, devi stare molto molto attento, concentrato, non puoi deludere assolutamente questa volta la dirigenza e quindi vedi di centrare tutti gli obiettivi e buon lavoro. Buon lavoro, sì, sto cazzo. Dobbiamo fare tutti gli obiettivi. Boh, come si fa? Penso sarà impossibile, cioè, boh, vabbè, noi ci proviamo, io ce la metto tutta, però questa dirigenza veramente ogni volta, ogni stagione deve bacare, eh? Ok, questa è la squadra comunque, come avete visto è un 4-3-2-1 con Perisic, Icardi, ho messo Leaf, Jacox, tu hai messo la versione normale, ma tanto ci rientravamo con il budget, tanto è una squadra che è costata tutta veramente poco, a parte Icardi che comunque ha pagato 51.000 crediti, quindi veramente pochissimo pure lui. Il resto l'ho pagato al massimo 6.000 Perisic, poi 3.000 Kovacic, gli altri tutti sui 1.000 massimo. È stato messo un argento come penalità dalla scorsa stagione, visto che non avevamo completato un obiettivo. Carroll come terzino sinistro è comunque un ottimo argento e permette alla squadra di essere una all-in wasted. Se non sapete cos'è una all-in wasted, è una squadra dove ogni giocatore ha il numero minimo di collegamenti buoni, cioè proprio quelli precisi per arrivare a piena intesa. Con 40.000 crediti potevamo fare tanto, in effetti, perché sono tanti 40.000 crediti. Però ho deciso di investirli nel ruolo dove più ne avevamo bisogno, che è questo posto di Schmiedebach, che non è ovviamente un ottimo centrocampista se messo a confronto con Kovacic e Götze. E quindi ho deciso di mettere un altro giocatore della Bundesliga tedesco che desse comunque piena intesa, e che è in questo caso Goretzka. Leon Goretzka, che ha una carta veramente eccezionale, l'ho pagato 15.000 crediti, quindi siamo sotto i 40.000 crediti, però la carta IF costava veramente troppo. 1,89 alto alto di rendimento, ha una carta veramente forte, speriamo che pure in game faccia bene, dobbiamo cercare di fare tutti gli obiettivi ragazzi, quindi vai con queste tre partite. Primo avversario di oggi, attenzione, Kleptoni 10 con una Serie A, stranamente per questa serie, 4-4-2 con Insigne Immobile lì davanti, Donnarumma in porta, il nostro incubo, come sempre ragazzi. Con Yarmolenko che cerca Icardi, Icardi contro Lukaku, Icardi prende palle, Icardi, il tiro di Icardi, mamma mia la parata di Donnarumma, buona palla recuperata di Yarmolenko, Yarmolenko vede Perisic, il tiro a giro ancora Donnarumma, buono qua, se ne va Yarmo a due, la palla è per Kovacic, Kovacic tenta il tiro sulla respinta, nessuno, incredibile. No, 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 dai, il primo tiro che fa 1-0, Insigne da girato senza intesa segna al 35esimo. Bene, finisce il primo tempo con l'1-0 il mio avversario, quindi per il momento ottima partenza per questa squadra. Precisione di passaggi, salto, stiamo facendo anche cagare, 79% contro l'84% il mio avversario.
Non va per niente bene. Buono Yarmo, metti in mezzo, vai, non puoi sbagliare, ma che tiro è, Goetz? Che tiro è? Buono Icardi, si libera l'avversario, il tiro! Maurito, anzi no, è Ivan! Perisic, 1-1 al 56esimo, gran gol. Qui passaggio per Perisic, si libera con un buon roll di un avversario e poi tira in mezzo alle gambe a Maurito, 1-1. Eccolo, il rimpallo incredibile. Ah, meno male non ha segnato. No, veramente. Dai, Lichtsteiner. Avanza lui, Lichtsteiner non viene attaccato. La palla di ritorno di Maurito. Lichtsteiner col tiro. Parata da Donnarumma. Possiamo provare a ripartire. Vai, c'è Perisic completamente solo. Vai, Perisic sul primo palo. Perisic ancora Donnarumma. Palla in mezzo. Cercare Goretzka. Goretzka se ne va con la finta e il tiro alto. Non segniamo, ragazzi. Dai Perisic, parti te. Buono Perisic. La porta avanti con la testa Perisic. Prova a metterla in mezzo per Icardi con la rovesciata. Nemmeno in rovesciata segniamo. Assurdo. Finisce qua la partita sul nostro contropiede, ovviamente. 1-1, non riusciamo a vincere. Probabilmente non abbiamo nemmeno fatto più percentuale di passaggi, perché da come avevo fatto nel primo tempo, infatti 83 abbiamo un po' recuperato, però 85 il mio avversario. Quindi malino, malino, solo un punto per noi, ma andiamo con la prossima partita. Ah no, vi avevo fatto vedere i panchinari, che tra l'altro mi sono scordato anche di mettere, ovvero Brozovic, Luis Alberto If e Nani dello scorso episodio, e ovviamente Schmiedebach di questa squadra, sostituito da Goretzka. Secondo avversario di oggi, un'altra Serie A, Ushuaia FC, con Skriniar in difesa, Cancelo, Miranda, Lukaku, Andanovic in porta, interista, che sta pure Eder e Vesino, Ciciretti e Belotti là davanti, attenzione. Buona qui la palla recuperata, possiamo provare subito a ripartire con Icardi per Perisic. Perisic può tentare il tiro anche col mancino, tanto a 5 stelle piede debole, e niente da fare. Carroll che riparte, la palla a Perisic, Perisic si appoggia dietro a Goetze, Goetze si appoggia ancora a Goretzka che può tentare il tiro, alto. Dai, lì nel mezzo, buono. Avanza Icardi. Vai Icardi. Vai te, col driven shot Icardi, palo, non ci credo. No, 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 no. Oddio, la parata incredibile di Reina su Ciciretti, che ci deve segnare sempre. Questo qua non sbaglia un passaggio, è incredibile, ma sto trovando solo avversari che passano benissimo la palla. Buono, qui passaggio intercettato, ripartiamo, ma finisce qua il primo tempo. Sullo 0-0, guardate l'avversario, 91% di precisione passaggi. Noi abbiamo fatto un ottimo 90, ma il nostro avversario sta facendo un 91. È incredibile. Buono qui. Perisic in mezzo a cercare Yarmolenko. 1-0, subito la prima azione del secondo tempo. Yarmolenko di testa, dai così. Buono l'1-2 qui. C'è anche il lag in mezzo. Cos'è sto passaggio Yarmolenko? Ma spostate sul mancino, passa in mezzo ai cardi e segna. Goretzka ancora vuole l'1-2, lo riceve, bella questa azione, però il tiro è parato. E si riparte subito per Perisic. Perisic, c'è di là Yarmolenko, lo serve Yarmolenko, sì così, 2-0 ed è anche doppietta per Yarmolenko. Quindi se segniamo un altro gol con Yarmolenko con skill goal, oppure se quitta, è già un obiettivo. Però voglio mettere Yarmolenko punta per averlo più vicino alla porta. Attenzione qui. Attenzione, Lichtsteiner chiudi, non chiude, e vabbè, e c'è il 2-1 di Ciciretti ovviamente. Perché è solo? Ma per quale motivo? Ma dai, anche il rimpallo. Ma come si fa a poter vincere delle partite se succede queste cose in difesa? Che non sono colpa mia, cioè perché è completamente solo quello lì. Palla in mezzo di Brozovic con lag. Il tiro, è la parata. Vai in mezzo, vai Yarmolenko col tiro, è la tripletta ma senza skill goal, però mi serviva a segnare, non potevo fare il cazzone di nuovo. 3-2 al 90esimo, forse siamo riusciti a vincerla, non lo so. E finisce qua la partita, per fortuna, quindi 3-2, andiamo a vincere. Si porta a casa il pallone Yarmolenko, però nessuno dei tre gol è uno skill goal, e quindi purtroppo non andiamo a completare l'obiettivo. Spero di aver fatto più percentuale passaggi avversario, mi sono impegnato tantissimo. Infatti abbiamo fatto 92% di precisione passaggi, cioè tanta roba, contro comunque il 90% del nostro avversario. Quindi una partita con più precisione passaggi l'abbiamo fatta.
Abbiamo subito due gol, che è il massimo che possiamo subire, quindi per il momento gli obiettivi sono ancora tutti vivi. E andiamo, ovviamente, con l'ultima partita con 4 punti in saccoccia. Quindi, terzo e ultimo avversario di oggi avrà un'altra Serie A? No, questa volta no, è una mista Ligue 1 francese con AS Roquefort, con Gamero in attacco e Ben Yedder come trequartista, Keita e Alessandro Denis. Insomma, è una buona squadra, ragazzi, eh. Proviamo il filtrante qui per Icardi, che se ne va. Icardi, Maurito. Qui c'è il rigore. C'è il rigore. A chi farlo battere non lo so, perché se dovessi cercare una tripletta con skill goal riproverei ovviamente con Yarmolenko o al massimo con Perisic. Io, ragazzi, non lo faccio battere Icardi, perché uno skill goal con Icardi è praticamente impossibile. Quindi io vado con Yarmolenko e proviamo a fregare il portiere così. E invece no. Cioè, ho fatto finta di tirare a sinistra, è andata a destra, vabbè. Ma ancora per Yarmolenko, che questa volta deve segnare. No, bravissimo, lì si piazza, fuori, bravissimo. No, il rimpallo no. I rimpalli no, ragazzi. Prima azione, rimpalli e 1-0. Esulta anche, bravo, complimenti. Baghezze. Buono, il passaggio di ritorno. Ma non potete sbagliare da davanti a porta. Ma che siete dei coglioni? Sì, lo siete. Vabbè, facciamo gol anche così, ma dai! Ma ci prendiamo in giro, cioè io non riesco a segnare da davanti a porta con Götze, con Yarmolenko sul rigore. E questo segna, chi è questo? Chi è? Chi diavolo è? Alessandrini, veramente. Dai, Yarmolenko. Oh, 2-1, meno male, solo da kick-off lì ci riusciamo a segnare, bella merda. Ovvio, è finita la stagione, ragazzi. Terzo gol subito. Andiamo a fallire l'obiettivo di non subire mai più di 2 gol, perché ovviamente in delle partite succede questo. Che schifo. Finisce qua il primo tempo, 3-1, abbiamo già subito 3 gol con 4 tiri in porta. Il quarto è una respinta su cui è arrivato il terzo gol. Noi abbiamo fatto 9 tiri, 6 in porta, un gol. E quei 3 tiri fuori sono da davanti al portiere, ma esattamente da davanti al portiere. Vai Kovacic, il tiro! 3-2, Mateo Kovacic al 61esimo. Tanto la perde sta partita, perché l'ho già visto come va. Dai Perisic! Certo, 5 stelle piede debole. Vabbè, e lui tira da casa sua con l'Alessandrini e segna, ma che cos'è? Ha fatto tripletta sto Alessandrini. Bello. Bello il quinto gol. Bello. Con dei rimpalli, come suo solito. Cioè, ha solo fatto azioni su rimpalli e solo segnato in ogni occasione che ha avuto, sempre con rimpalli. Io, ragazzi, non vi posso mettere tutta la partita, ve la metterei per farvi vedere quanto fa schifo sto gioco. Però faccio vedere i gol e ciao, e vedete me che mi lamento. Cioè, io volevo fare anche vedere quanti rimpalli vince, ma sono troppi, veramente, sarebbe pieno tutto il video. Alessandrini si porta a casa il pallone e noi ci portiamo a casa l'esonero, perché non siamo riusciti a portare a termine l'obiettivo di non subire mai più di 2 gol a partita. Come vedete, lui ha fatto 7 tiri in porta, 6 gol, e vi ripeto, il tiro in porta che non è gol è quello che ha tirato, respinta del portiere e poi ha segnato. Visione passaggi siamo riusciti a fare meno di lui, 83%, ma tanto ormai non ci interessava, nel suo tempo ne ho sbagliati tanti, quindi ci sta. Per provare i contropiedi noi abbiamo fatto 11 tiri, quindi 15 tiri, 11 in porta, 2 gol ovviamente. E lui comunque non è che aveva un attacco tanto più forte, perché se andate a vedere lui aveva Alessandrini che l'ha messo punta, Keita, Ben Yedder e Gamero. Noi avevamo Perisic, Icardi e Yarmolenko, insomma. E le reti le ha fatte Kovacic e Yarmolenko, quelli che hanno il tiro peggiore, non Icardi e Perisic. Vabbè, ecco qua, 4 punti, ma soprattutto è arrivata la notifica di Ricky, della dirigenza, che ci esonera. Quindi, ragazzi, siamo esonerati. Purtroppo la carriera allenatore su Ultimate Team finisce qua. Finisce in questa divisione 7 con una vittoria, un pareggio, una sconfitta, 3 titoli vinti su 4 stagioni, una stagione solo salvezza con il 3-4-3, ma va bene così, ragazzi. Non con questo smetto di fare video, non è che perché mi hai esonerato adesso smetto di fare video, ma anche licenziato dal canale, no.
ovviamente è tutto un gioco, però inizierà, attenzione, una carriera allenatore normale, non su Ultimate Team, ma normale mia. Quindi che si alternerà con la carriera allenatore col Bari di Ricky. Spero che vi piacerà, spero che vi piacerà come porto io la carriera, che penso sia molto simile a come la porta Ricky. Quindi fatemi sentire tutto il vostro solito supporto. Quindi lasciate un mi piace se volete vedere in questa settimana il primo episodio della carriera allenatore. Non vi svelo ancora la squadra, lo scoprirete col primo episodio ovviamente. Iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto, passate alla pagina Facebook, profilo Instagram, trovate in descrizione. E vi ricordo come sempre, be yourself, stay ignorant. Sorry.